Parliamo ora di una partita che sembrava già scritta e che invece entrò nella storia. Mi riferisco a Italia-Brasile del 1982. Oggi, 5 luglio, si giocò, quindi 37 anni fa, la gara che cambiò le sorti di un mondiale e portò gli azzurri alla vittoria. L'Italia vinse quella partita contro un avversario difficilissimo, contro ogni previsione, e giocò 90 minuti di pura emozione che oggi noi vogliamo rivivere insieme a Piero Trellini, che ha scritto un libro su quella partita e che ha con sé, che ci mostrerà, dei cimeli di quel match. Con lui Sergio Brio, campione della Juventus e commentatore di Radio Rai. Buongiorno, buongiorno ad entrambi, buongiorno. Ma prima vediamo il servizio di Michaela Palmieri. A volte nella vita capita proprio quello che non ti aspetti e contro ogni pronostico vedi accadere l'impensabile. Il 5 luglio dell'82 fu una delle giornate più calde della storia e la storia, si sa, è la memoria di un popolo e quello italiano mai forse come in quel giorno si sentì unito. Mondiale di Spagna, si gioca Italia-Brasile, il destino dell'incontro sembra segnato. Il Brasile a quella partita arriva sulle ali di un girone di qualificazione vinto a punteggio pieno e sostenuto dagli elogi dell'opinione pubblica conquistata dal gioco ubriacante di Falcao, Zico e Cerezo. Sull'Italia invece grava l'onta di aver superato solo per differenza reti un girone eliminatorio che l'aveva vista pareggiare sempre. Sugli spalti del Sarriá di Barcellona, il Brasile è un'onda verde e oro che si muove al ritmo di samba. Gli azzurri restano chiusi nel silenzio stampa e fanno gruppo con il mister Enzo Berzot. La partita comincia e sul prato del Sarriá una squadra che sembrava nata per conquistare il mondo lo perde e un'altra che non aveva fino ad allora vera coscienza di sé la trova in tempo per entrare nella storia. Chiama in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! I tre gol di Paolo Rossi, la grinta di Cabrini e Tardelli, le manone di Zoff a parare tutto. Italia-Brasile finì 3-2 e fu il trampolino che portò gli azzurri alla conquista del mondiale contro ogni previsione. Di nuovo Rossi su calcio d'angolo. Impresso negli occhi del mondo è rimasto quel pomeriggio d'estate di 37 anni fa in cui tutto è sembrato possibile. Partiamo da Trellini, che è un collezionista e ci ha portato dei cimeli. Lei oltretutto era giovanissimo, quanti anni aveva? 12. Avevo 12 anni. Allora, cosa ci ha portato? Vediamo qua, una maglia. È rimasto giovanissimo. Sì. Grazie. Che maglia? Allora, questa è la maglia che indossavano i giocatori prima di entrare in campo. Sì. Nelle maglie era vietato lo sponsor tecnico all'epoca e pertanto indossavano una felpa, qui è stato coperto chiaramente, sì, per poterlo mostrare almeno prima di entrare in campo. Questo? Questo è il biglietto della partita. Guardate che meraviglia, ho un pezzo di storia in mano, eh? Eccolo. E invece questo più storico è quel pezzo perché è il cartellino giallo dell'arbitro con i nomi dei giocatori e cerchiati gli ammoniti. Da un lato c'era l'Italia e dall'altro il Brasile. E dall'altro il Brasile. Invece in questo... Questo è il report della partita dove a mano e non al computer come adesso si scrivevano i nomi dei giocatori, chi entrava, chi usciva, chi segnava. Lo compilava l'arbitro con la sua penna, la sua mano. E questo invece, mi scusi? Questo è mio. È tua. Sì? Pensavi che fosse un cimelio. Sì, sì. No. È la tua penna. Non ci posso credere davvero. Che figuraccia, Roberto. Vabbè, capita. Tu pensavi alla penna dell'arbitro, magari. Certo. Vai. Allora, fu memorabile Gianni Brera la vigilia di quella partita che scrisse, Roberto, cosa scrisse? Scrisse: con quel po' di Brasile la presente Italia può solo ingegnarsi a evitare una goleada. Allora Sergio, tu hai visto tanti risultati a sorpresa, il calcio è anche bello per questo, ma perché ancora oggi quella partita ci emoziona così tanto? Beh, è stata una bellissima partita, ha giocato al Sarriá di Barcellona. L'Italia la davano per perdente, invece fece una grandissima partita con tre gol di Paolo Rossi che mise in grande difficoltà la difesa del Brasile, che ha dimostrato anche nel tempo un po' di presunzione. Quindi fu una grande partita della nazionale e da lì poi partì anche il percorso della vittoria anche del campionato del mondo, vincendo anche contro la Polonia e poi vincendo anche contro la Germania Ovest.
E poi scatenò questo tifo meraviglioso. Guarda, di tutto noi io italiani, purtroppo no? Non ho fatto parte della comitiva, ma mi ricordo che l'Italia era impazzita in quel luglio del 1982, perché tutti parlavano dell'Italia e sbandieravano queste bandiere tricolori per tutte le città d'Italia. Bene. Dobbiamo chiudere già? Purtroppo sì, abbiamo avuto poco tempo, torneremo a...